This conference will now be recorded. Eccoci qua. Quindi prego, Matteo, la scena è tua. Perfetto. E grazie mille innanzitutto per l'introduzione ed è un piacere poter partecipare a questo seminario e poter introdurre quello che facciamo e più in generale, diciamo, anche coprire degli argomenti e su applicazioni come appunto ho introdotto. E in ambito sostenibilità e ambientale. Strutturerei questa presentazione a partire da un'introduzione della nostra azienda e dell'organizzazione, comunque relativamente breve, giusto per inquadrare chi siamo, che cosa facciamo e dare un input al seminario. E dopodiché mi focalizzerei su alcuni use case, a partire da quello che è il nostro core business, quindi il manufacturing, il discorso di smart factory, per poi passare a dei casi di studio più legati all'ambito ambientale, che poi introdurrò meglio e spiegherò in modo più approfondito. Diciamo, LHP Europe, appunto come introdotto, è una società di consulenza in ambito ingegneristico e focalizzata su soluzioni data analytics, IoT, digitalizzazione, industria 4.0. LHP Europe nasce come società sorella di LHP Engineering Solutions, che è a sua volta una società di servizi ingegneristici nata negli Stati Uniti, con, come possiamo vedere dalla mappa, diversi uffici attualmente che conta sui 400-500 dipendenti complessivamente. Diciamo il core business di partenza è stato quello sempre del mondo dell'automotive, dove appunto le competenze sviluppate sono state molto forti, da quelli che sono i controlli dei motori piuttosto che l'analisi dei dati e l'ambito della safety. LHP Europe, come prima sede europea, con uffici a Bologna e anche a Colonia, in Germania, si pone l'obiettivo di estendere quello che è il business di LHP Engineering Solutions anche al mondo europeo e soprattutto di tradurlo anche in settori che attualmente non sono coperti da LHP, come ad esempio l'ambito della sostenibilità. E nel fare questo, diciamo, l'obiettivo è quello di partire dalle competenze tecnologiche e la costruzione di soluzioni da poi riapplicare a casi d'uso dedicati a questo ambiente. Questo interesse, diciamo, deriva molto dall'iniziativa dei titolari dell'azienda, essendo loro stessi molto focalizzati e molto, diciamo, interessati a supportare l'ambiente e cercare di estendere quelle che sono le soluzioni e le tecnologie in ambito automotive, dove ovviamente la componente ricerca e sviluppo e di innovazione è molto elevata, a problematiche che, diciamo, toccano tutti noi e toccheranno sempre di più tutti noi. Come struttura, anche qui molto brevemente, LHP Europe appunto ha un ufficio in Germania e uno in Italia, nello specifico a Bologna, qui in Italia, ed è partner di LHP Engineering Solutions, come introducevo prima, e di altre due società, Selting Group, che è una società appunto di consulenza in ambito information technology, engineering e cabling, mentre Antemotion è una startup focalizzata sui sistemi di simulazione e di validazione delle tecnologie di guida autonoma. Si trova in Trentino e appunto è anch'essa partner di LHP. Per quanto riguarda le competenze, diciamo, e diciamo, le conoscenze principali di LHP Europe all'interno di quella che può essere vista come architettura dell'industria 4.0, quindi composta da i prodotti interconnessi, ovvero equipaggiati con sensoristica di vario tipo, in grado di trasmettere dati anche in maniera autonoma, remotizzata, fino a dispositivi come gateway e sistemi di acquisizione che invece si occupano proprio della gestione delle infrastrutture, della comunicazione di questi dati, passando per quello che è l'edge, ovvero la componente all'interno di queste architetture che si occupa di una preelaborazione dei dati per diciamo, rendere più efficienti e ottimizzate possibili poi le soluzioni di analytics remotizzata,
fino a quello che è un discorso di data center, cloud, quindi archiviazione dei dati, gestione delle analytics, per poi arrivare alla parte di analytics e diagnostica vera e propria, quindi con la costruzione di dashboard e interfacce utente. Diciamo, questa è un po' la visione dell'architettura 4.0 in maniera abbastanza ad alto livello, diciamo, e dove LHP Europe si inserisce soprattutto nella componente di gestione dei dati, quindi data center, infrastrutture cloud e ancora in più in particolar modo nella parte di interoperabilità, quindi standardizzazione dei flussi dati e di analisi dei dati e di costruzione di interfacce utente che possano rendere fruibili le informazioni agli utenti finali. Per quello che invece riguarda le componenti all'interno di questa architettura di Edge, piuttosto che sistemi di acquisizione o sensoristica e attuatori in grado effettivamente poi di raccogliere i dati e agire su questi dati rispettivamente, e ci appoggiamo su dei partner esterni con cui collaboriamo per diciamo, dare un supporto a tutto tondo su queste soluzioni. E quindi dal nostro punto di vista diciamo, abbiamo le conoscenze per integrare queste altre componenti all'interno delle soluzioni, però ecco, e le nostre competenze più verticali sono dallo stage 4, diciamo in questa slide, fino alla parte di analytics e diagnostica remota. Giusto per dare una maggiore visibilità di quello che facciamo, insomma, di quello che ci occupiamo. Passerei quindi a introdurre i primi use case, diciamo in particolare quelli riferiti a un discorso di smart factory. E per diciamo, fornire qualcosa di visibile in grado di essere toccato, diciamo, e vi mostrerei un video, e quindi continuo a condividere, nel caso ci fossero problemi nella condivisione, ovviamente, possiamo aggiustare. Questo video che vi mostro ora illustra una soluzione di Smart Factory, ovvero una digitalizzazione di uno o più stabilimenti in ambito automotive in questo caso. Chiaramente è una soluzione che ci è stato permesso di condividere e, per un cliente per la quale è stato sviluppato negli Stati Uniti. E, questa soluzione intende integrare diversi processi, quindi la parte ad esempio di gestione di manuali, documentazione di macchinari, piuttosto che il monitoraggio di processi, quindi ha visibilità sulle efficienze piuttosto che lo stato dei vari utensili di lavorazione e con anche streaming in tempo reale di dati. Quindi diciamo una soluzione di digitalizzazione a tutto tondo di celle produttive e processi industriali. Come vediamo ad esempio in queste immagini, è possibile tramite questa interfaccia utente sviluppata accedere alle diverse risorse documentali. Sia sulla diciamo, componente tecnica dei macchinari che anche magari nella parte di utilizzo e di manutenzione piuttosto che di sicurezza. E all'interno di questa soluzione vengono inoltre introdotti altri flussi di dati, come ad esempio quelli riferiti ai processi produttivi, quindi che tipologia di componente è stata lavorata in quale momento, qual è il suo codice e quali sono state le efficienze rispetto ai tempi di ciclo precedentemente definiti, con anche introduzione della parte documentale, quindi ad esempio i disegni di assemblaggio come abbiamo visto prima, e anche dati provenienti dagli strumenti di diagnostica, quindi con allerte, con diciamo, i log riferiti a quelli che sono gli eventi di diagnostica. E inoltre è stata costruita anche una componente di analisi, che gestisce la parte di maintenance, quindi con data dell'ultima manutenzione, data prevista della manutenzione, che viene prodotta tramite algoritmi di machine learning, diciamo distribuiti all'interno di questa piattaforma, e per fornire una visione più, diciamo, anche predittiva a questi processi. E è possibile inoltre vedere agli operatori che hanno lavorato su questa piattaforma con diverse informazioni riferite magari più all'ambito di risorse umane, quindi la versatilità, le mansioni, con anche analisi annesse, quindi ad esempio qual è stato il percorso
di questa persona dal punto di vista formativo e come le sue attività sono cambiate nel tempo. E come vedevamo all'interno del video, è possibile inoltre accedere ai dati in tempo reale, ad esempio del voltaggio e della corrente sugli strumenti, sugli utensili di saldatura, ovvero la parte finale del robot, insomma, la cosiddetta TIP. E poi inoltre è possibile accedere a una mappa digitalizzata dello stabilimento per avere una contestualizzazione anche sulla posizione di queste celle produttive. Perfetto. E quindi ecco, questo un po' è una introduzione comprensiva di quella che può essere una soluzione di Smart Factory e con tutto quello che ne comporta, ovvero streaming di dati in tempo reale, raccolti da sensori piuttosto che raccolti da database sia locali all'interno dell'azienda piuttosto che in cloud, e anche dati provenienti da sistemi gestionali o sistemi di gestione documentale, e a loro volta anche da input inseriti dagli utenti, con anche la possibilità di inserire delle soluzioni di analytics più avanzate. E in questo senso, giusto per dare una visibilità più completa riferita all'architettura e in termini di analisi dei dati, e che diciamo, può essere interessante anche per le discussioni successive più riferite anche ad un ambito ambientale di sostenibilità. L'architettura si basa sulla produzione e raccolta dei dati da queste linee di produzione. Quindi sono i dati grezzi, vengono raccolti da sensoristica integrata all'interno delle celle, come possono essere misurazioni di consumo energetico, piuttosto che possono essere dell'usura meccanica, della vibrazione dei componenti, e questi dati vengono, diciamo, preprocessati, preelaborati, e vengono svolte diverse operazioni, come ad esempio l'allineamento temporale, in quanto diversi sensori all'interno di una cella possono raccogliere dati a istanti temporali diversificati. Vengono aggregati, le informazioni vengono diciamo strutturate in maniera comprensibile per quello che è la parte rimanente della soluzione, e poi vengono fornite agli strumenti software che si trovano a valle della linea di assemblaggio. Questi strumenti software sono, tra virgolette, virtualizzati, nel senso che anziché risiedere magari sul laptop piuttosto che su un server, risiedono su infrastrutture cloud. E per fare questo è necessario costruire una componente di cosiddetta data interoperability, che sono essenzialmente dei componenti software che si occupano di prendere in input quelli che sono i dati appunto elaborati lato macchina e riaggiustarli e tradurli in modo tale che poi gli strumenti, le soluzioni di analisi possano essere il più efficienti possibile, possano ridurre al massimo le latenze verso l'utente e anche il tempo di computing, che comunque ha una certa rilevanza, sia in termini di efficienza della soluzione che anche di risorse. E questa è una componente particolarmente importante perché garantisce la flessibilità e la modularità nelle soluzioni, nel senso che in questo modo l'architettura diventa indipendente dalla fonte dati, nel senso che si possono ricevere informazioni da celle produttive piuttosto che da droni, piuttosto che da sensori localizzati nel terreno, e questa componente software si occupa di tutta questa componente di traduzione, quindi tutta la parte di soluzione di analytics può rimanere inalterata anche e a cambiare del caso applicativo, ovviamente con le necessarie customizzazioni del caso riferite all'ambito specifico. Ecco. Un'altra componente è quella di storage, quindi dove si salvano i dati, e molto semplicemente, e poi ci sono i vari servizi cloud, che sono quelli che si occupano poi dell'effettiva esecuzione e dei programmi sviluppati tramite programmazione, essenzialmente sono i vari pezzi di software, vengono eseguiti da questi servizi cloud che si occupano di gestire le risorse di computing, che si occupano di gestire i vari algoritmi implementati e di poi fornire le informazioni elaborate all'interfaccia utente, dove vengono mostrati oggetti visivi,
vengono implementate le interazioni con l'utente per poi, diciamo, terminare in una serie di grafici piuttosto che in una serie di documenti stampabili o tabelle e in generale oggetti visivi di vario tipo. Dal punto di vista dello use case, un po' più specifico, è una soluzione da noi sviluppata, è un'analisi dati in tempo reale su linee di automazione industriale. E quello, diciamo, il messaggio anche tramite l'architettura mostrata in precedenza è che questa tipologia di soluzioni è dipendente dalla conoscenza del caso applicativo e diciamo, dall'infrastruttura sviluppata. Questa tipologia di infrastruttura e architettura è riapplicabile a tanti casi applicativi di diverso tipo dal punto di vista tecnologico. Chiaramente ciascuna componente viene poi sviluppata e anche riutilizzata sulla base del caso specifico. E dopo magari mostrerò un esempio un po' più specifico che aiuta a capire meglio questo aspetto. E la problematica che si intendeva risolvere o comunque migliorare con questa soluzione è la visibilità in tempo reale di segnali, di dati e di informazioni anche aggregate. E inoltre, appunto, sempre nell'ottica del discorso appena menzionato, fornire una piattaforma comunque flessibile, scalabile, modulare da estendere a diverse altre soluzioni, come ad esempio una soluzione in studio attualmente. Diciamo, intendiamo focalizzarci sull'ottimizzazione dei consumi all'interno delle linee, sfruttando esattamente la stessa architettura, semplicemente acquisendo segnali diversi ed elaborandoli con gli stessi strumenti programmati e configurati in modo differente. L'obiettivo, quindi, in questo caso è stato quello di fornire una piattaforma per la visualizzazione e l'analisi delle attività e da scalare poi nel tempo. E anche su sistemi informativi aziendali locali, quindi ad esempio al di là dei dati raccolti dalla linea produttiva, andare ad integrare informazioni come ad esempio quelle della gestione degli ordini, quelle della gestione della logistica interna aziendale, oppure come menzionavo prima, la gestione dei consumi energetici. La soluzione quindi va a raccogliere dati in tempo reale dalle linee e visualizza l'andamento real time tramite dei KPI, piuttosto che delle visualizzazioni di segnali. I miglioramenti riscontrati sono quelli di un accesso rapido e intuitivo alle informazioni più rilevanti tramite applicativi desktop e smartphone, la costituzione e la creazione, diciamo, di notifiche di superamento soglia e di report giornalieri, e poi la costruzione di una piattaforma pronta per essere, diciamo, integrata con soluzioni di analytics più avanzate, con tecnologie di machine learning, deep learning, intelligenza artificiale in generale. Questa è un po' l'architettura vista dal punto di vista degli use case specifico, e non mi soffermerei troppo, diciamo, riprende quello spiegato in precedenza, ovvero la raccolta dei segnali dei dati grezzi dalle linee, l'armonizzazione di questi dati, quindi la parte di interoperabilità per rendere disponibili al data lake, ovvero la parte di storage, e ai vari algoritmi di analytics che vanno ad aggregare i dati per poi visualizzarli nella interfaccia utente e nel dashboard costruito che vediamo anche nella slide, dove questo, diciamo, è una delle componenti del dashboard. E appunto tramite questi dati raccolti è stato possibile costruire delle analisi, delle visualizzazioni riferite a una panoramica globale della produzione, quindi la disponibilità degli impianti, l'overall equipment efficiency, quindi l'efficienza effettiva delle linee, la qualità, quindi una gestione di scarti rispetto a prodotti corretti, e una componente anche di efficienza più, diciamo, riferita soltanto alle operazioni piuttosto che all'utilizzo complessivo della linea. E è inoltre possibile avere una visibilità sui vari pezzi prodotti per codice e per giornata, così come un altro dashboard piuttosto importante è quello dei fermi impianto, che mostra, dà una visibilità e un'analisi di quello che sono stati i fermi appunto della linea. Un altro caso applicativo di cui ci siamo occupati e che abbiamo sviluppato è quello del cosiddetto asset tracking, dove asset tracking si riferisce a
il tracciamento di oggetti in ambito produttivo. Quindi la problematica essenzialmente che vuole coprire questa soluzione è quella di ottimizzare i processi di ricerca e di logistica dei vari componenti richiesti dalla produzione. Quindi, ad esempio, quando si tratta di assemblare un componente meccanico, all'interno di questo assemblaggio ci sono tanti sottocomponenti che diciamo vanno lavorati e poi messi assieme tra loro. All'interno dei processi di logistica, diciamo, può capitare che questi diversi sottocomponenti vengano distribuiti e localizzati in aree dello stabilimento dove normalmente non ci si aspetterebbe di trovarli, o per carenza di spazio o proprio un'impossibilità organizzativa nel posizionare questi prodotti in aree ben definite, oppure anche più semplicemente per dimensioni molto estese dei magazzini. L'obiettivo quindi della soluzione è quella di minimizzare i tempi di ricerca e la soluzione in sé, diciamo, è come concetto, va ad associare dei sensori, cosiddetti tag, quindi dei dispositivi attivi in grado di mandare dei segnali in maniera autonoma, non diciamo con la necessità di interazione di personale dedicato, ma è in grado appunto di mandare un segnale che mostri la posizione relativa di questo dispositivo rispetto ad aree specifiche nello stabilimento, come si può vedere nella piccola immagine sotto, dove sono identificate una serie di aree diciamo organizzate in fase di installazione all'interno delle quali si possono localizzare diversi sensori. Ciascun sensore viene associato a un contenitore di materiali, in modo tale da avere una digitalizzazione, una virtualizzazione di questi materiali a livello software. E dopodiché, diciamo, per quanto riguarda l'utilizzo dell'utente, la ricerca dei componenti avviene tramite un applicativo web, quindi essenzialmente un sito web con un'interfaccia utente dedicata, e tramite il quale è possibile interagire per andare a ricercare negli asset, i vari asset. Per, diciamo, dare un pochino più di contesto su come questa soluzione effettivamente vada a contribuire su questi processi, anche sul livello di integrazione, diciamo, il processo produttivo richiede la lavorazione di materiale grezzi, ad esempio, su più stazioni. A seguito di queste lavorazioni si viene a ottenere dei prodotti che sono dei componenti dell'assieme finale, diciamo. Come in questa figura possono essere ad esempio il prodotto X.1 e il prodotto X.2, che poi assemblati vanno a formare il prodotto finale, che è poi quello di interesse, diciamo. Tramite l'interfaccia utente, il sistema e il software è possibile scannerizzare il QR code di questi tag che vedete in figura e associare questo codice che è diciamo, l'indirizzo del dispositivo, niente di particolarmente importante, con la commessa di produzione e il codice del prodotto, in modo tale che ci sia un'associazione univoca 1 a 1 fra il dispositivo e il prodotto. Dopodiché questi materiali vengono stoccati con i sensori inseriti all'interno dei contenitori ed è quindi possibile effettuare la ricerca. Quindi al momento di assemblaggio del prodotto finale X, è possibile ricercare tramite l'interfaccia utente inserendo il prodotto finale, quindi l'assieme per il quale è necessario ricercare i due componenti X.1 e X.2 e ovviamente la commessa di produzione, che in questo caso diciamo semplicemente formano un identificativo univoco per il tag poi. Dopodiché nell'interfaccia utente viene visualizzata l'area all'interno del quale si trovano questi due componenti, possono essere in due aree diverse, nella stessa area le combinazioni sono diverse, in modo tale che poi possano essere cercati e trovati e portati nella stazione di assemblaggio dove l'operatore va a svolgere le ultime operazioni per completare il prodotto finito. E passerei quindi a quelle soluzioni che diciamo sono in fase di sviluppo, quindi sono in una fase di concept. Ecco, una informazione che non ho condiviso e che
penso sia opportuno condividere comunque ora, è l'HP Europe, è una società che è stata fondata nel 2018, quindi ancora nella sua fase di startup. E in questa fase, diciamo, stiamo lavorando e studiando delle soluzioni, delle applicazioni in ambito ambientale, in ambito sostenibilità, collaborando con esperti del settore, comunque persone con le conoscenze verticali necessarie per sviluppare questa tipologia di prodotto, per estendere tecnologie e gli strumenti che ho introdotto fino a qui a appunto soluzioni in questi settori. E è una sfida importante, ovviamente, e quindi ecco, vorrei mostrarvi, introdurvi un paio di casi di studio attualmente in fase di sviluppo, nella loro fase di concept, ideazione e diciamo proof of concept essenzialmente, quindi nella prima fase di pre-prototipazione essenzialmente, e dedicate appunto a quest'ambito. Ecco. Introducendo un attimo questo caso applicativo che probabilmente magari anche alcuni dei presenti conosceranno e anche dal punto di vista della terminologia, se ci dovessero essere dei refusi o delle informazioni poco precise, diciamo, se qualcuno vuole intervenire, assolutamente nessun problema. Queste soluzioni sono sviluppate comunque anche in collaborazione con gli Stati Uniti, quindi diciamo la terminologia è solitamente quella inglese. Perciò se ci dovesse essere qualche imprecisione o qualche cosa da chiarificare anche, non fatevi problemi anche a intervenire e a interrompere ovviamente per comprendere al meglio. E ad ogni modo questo primo caso applicativo è riferito ai cosiddetti spartiacque, quindi delle aree di terreno che separano le acque affluenti a fiumi, mari e laghi. In particolare, questa soluzione si propone di studiare e supportare diciamo, nell'identificazione e nella verifica del deflusso agricolo, quindi l'impatto dei fertilizzanti e altri prodotti applicati a queste aree sulla qualità delle acque. L'architettura di partenza è quella ripresa in precedenza, e dove contestualizzata a questo caso applicativo, i segnali e i dati raccolti, diciamo, provengono da sensoristica remotizzata, come possono essere, ad esempio, dei veicoli, degli UAV, dei droni, a guida remota o anche a guida autonoma. Oppure sensoristica in loco, quindi applicata sui terreni piuttosto che all'interno dei flussi d'acqua. Dopodiché, diciamo, la parte rimanente della soluzione rimane equivalente, come dicevamo prima, viene tailorizzata e customizzata sulla base del caso applicativo. Per quanto riguarda questa soluzione, diciamo, i due approcci in fase di studio e che diciamo, ci proponiamo di implementare sono nella prima fase l'utilizzo di droni per avere la flessibilità nell'acquisizione dei dati richiesta appunto da un'applicazione di questo tipo, e quindi raccogliendo dati riferiti alla turbidità piuttosto che al DOC, e in generale la raccolta di dati sul rapporto fra il terreno utilizzato e coperto e anche la valutazione superficiale dei flussi d'acqua, con l'obiettivo appunto di raccogliere una serie di dati che attualmente vengono raccolti manualmente e sulle quali poi vengono svolte delle analisi appunto di competenza di esperti del settore, dove diciamo la problematica e l'ottimizzazione che si vuole andare a implementare è quella dell'automazione e della remotizzazione di questa raccolta di dati, nonché dello streaming in tempo reale di queste informazioni, per andare a visualizzare diversi parametri e ad analizzare anche in maniera automatizzata diversi parametri che normalmente possono richiedere tempo piuttosto che risorse anche nella raccolta e nell'elaborazione. L'idea è appunto quella di raccogliere dati tramite questi dispositivi in tempo reale o anche offline, a seconda dell'applicazione, e interfacciarli con degli altri strumenti software come le API, si occupano della parte di interoperability, integrarli
con dati provenienti dal web, come possono essere quelli di previsioni atmosferiche piuttosto che dati geografici sul terreno, o anche altre informazioni riguardo ad esempio a regolamentazioni e parametri da rispettare, quant'altro, e interfacciare poi questi dati con l'infrastruttura cloud introdotta fin qui, quindi con database piuttosto che altri servizi come cloud computing e analisi e algoritmi di analisi dati. Tutte queste informazioni vengono poi, l'idea è quella di mettere poi a disposizione dell'utente finale sotto forma di dashboard piuttosto che applicativo interattivo per gestire queste analisi, condividere informazioni e avere una maggiore visibilità su questi processi. La, diciamo, fase 2 identificato, comunque l'approccio integrabile o anche alternativo, è quella della distribuzione di sensoristica wireless all'interno dei campi. E questa sensoristica deve essere in grado di raccogliere parametri appunto specifici e definiti utili per questa analisi, e che attualmente, come ad esempio accertamento dei livelli di azoto e fosforo, attualmente richiedono tecnici sul campo. L'accertamento può essere portato a termine con dispositivi on-site. Invece l'idea in questo caso è quella di distribuire dei sensori remotizzati in grado di inviare queste informazioni anche ad alcuni chilometri di distanza per poi pubblicarli su infrastrutture web in modo tale da fornire la visibilità di queste informazioni a chiunque sia interessato e sia di competenza per andare a gestire con una raccolta continua delle informazioni. E diciamo in modo tale da avere una quantità di dati da analizzare importante e allo stesso tempo senza necessità di interazione umana o comunque limitata alla parte diciamo più smart dell'attività. Inoltre l'obiettivo è sempre quello di andare poi ad integrare informazioni provenienti anche da fonti esterne, come dal web, dalla rete, e per integrare ad esempio previsioni atmosferiche piuttosto che registrare le precipitazioni. L'idea appunto sarebbe quella di andare a distribuire dei sensori all'interno del terreno, in aree ovviamente da identificare, e in modo da poter raccogliere informazioni grezze e andarla a condividere con delle stazioni di rilancio dati, come possono essere appunto le antenne che utilizziamo per la telefonia. Quindi il principio è quello di andare a distribuire questo, diciamo, simil antenne all'interno dei campi e a loro volta anche i sensori in posizioni strategiche, e in modo tale da condividere questi dati con queste antenne e poi mettere a disposizione dell'internet, quindi a accedere da remoto a questi dati e analizzarli o di persona o anche in maniera automatizzata secondo algoritmi da definire. In alternativa, questo diciamo più un discorso legato all'aspetto tecnico, piuttosto che andare a distribuire dei sensori su tutto il campo e poi diciamo, sviluppare questo genere di infrastruttura che richiede anche richiede un certo tipo di alimentazione dei vari dispositivi, e è possibile anche utilizzare un approccio differente, e chiaramente da valutare quale dei due possa essere il più adatto per l'applicazione specifica, in cui può essere utilizzato un controllore centrale, quindi essenzialmente un mini computer al quale vengono collegati tutti quei sensori integrati, e andare a distribuire all'interno dell'area un certo numero di questi dispositivi integrati con alimentazione, controllore, quindi anche la possibilità di rilanciare i dati sulla rete e la varia sensoristica, in modo tale poi da poter accedere a questi dati, come dicevamo, da remoto con le analisi. E la differenza in questo caso sarebbe appunto, anziché avere diverse antenne, diversi sensori distribuiti nel terreno, avere un dispositivo unico integrato e in grado di comunicare, di raccogliere e comunicare i dati. E l'ultimo caso applicativo che volevo introdurre è una soluzione che stiamo estendendo a un'applicazione di user engagement per l'analisi dei particolati, e quindi del,
dell'inquinamento dell'aria, dove particolati si intende per la maggior parte PM2.5 e PM10. E i problemi, appunto, che questa soluzione si vuole porre è innanzitutto di fornire un servizio all'utente finale per diciamo, avere l'engagement, essenzialmente, fornire un servizio che possa rendere l'utente interessato ad utilizzare questo applicativo e che possa semplificarne e migliorare la sua, diciamo, la sua vita quotidiana. Con, in questo caso, l'idea è quella di identificare dei percorsi ottimali per ciclisti. E anche di fornire un'interfaccia utente interattiva e funzionale, e all'interno di questa soluzione andare poi a contestualizzare geograficamente la distribuzione dei particolati tramite l'utilizzo di sensori integrati all'interno di un computer da bicicletta, un dashboard, diciamo. E l'obiettivo, appunto, della soluzione è quello di andare poi a proporre dei percorsi su misura per l'utente e nonché di fornire dati in tempo reale tramite questo dashboard. E inoltre analizzare la distribuzione e la concentrazione dei particolati. La soluzione quindi si propone di raccogliere i dati dalla rete, dalle mappe, piuttosto che dallo smartphone dell'utente e anche da sensoristica integrata all'interno del dashboard del computer per la bicicletta. A partire da questi dati, si intende poi costruire e creare un modello di intelligenza artificiale, che diciamo, è quello, che è stato fatto finora. E in grado di proporre il percorso ideale per il profilo dell'utente che sta utilizzando il dashboard. Il miglioramento da un punto di vista dell'analisi dei particolati è la raccolta di informazioni distribuite dal punto di vista geografico. Da quelle che sono state le nostre ricerche, è emerso che attualmente questi valori vengono misurati tramite stazioni fisse, che sono in grado di misurare con alta precisione questi livelli, e il quale però diciamo, nel quale però la distribuzione geografica è limitata a un'area circoscritta dal sito in cui si trovano appunto queste stazioni. E, diciamo, interagendo con gli utenti, sarebbe poi possibile accedere ad una serie di informazioni aggiuntive come la performance sportiva, piuttosto che il traffico, l'inquinamento distribuito, sempre in termini di particolato, distribuito a livello geografico, a livello di mappe, a livello di città, piuttosto che a livello di aree di campagna al di fuori dei percorsi urbani. E tramite questo poter fornire a un utente delle proposte di percorso che tengano in considerazione sia i livelli di particolati che quelle che sono le preferenze sui tragitti da svolgere e anche diciamo, il meteo piuttosto che i venti che vengono previsti, che sono sempre una problematica abbastanza attuale per i ciclisti. Un brevissimo video che mostra il concetto di interfaccia utente che si vuole andare a sviluppare, che diciamo, questo è la cosiddetta proof of concept che abbiamo sviluppato fino ad ora, in cui è la possibilità di interagire con i dati in tempo reale e con le mappe stesse. Molto brevemente, il processo di analisi dati si occupa di raccogliere in input i dati di GPS, i dati di mappe online e tutti i dati raccolti integrati all'interno del dashboard piuttosto che dello smartphone. Da qui viene sviluppato un processo di data mining, di analisi dati, con algoritmi di classificazione e validazione, per poi fornire una proposta di percorso sulla base del profilo dell'utente. Una delle attività principali è quella del matching, diciamo, fra il dato raccolto grezzo GPS, che diciamo, è un concetto applicato non soltanto a questo tipo di dato, ma anche ad altre tipologie di dati che magari possono non essere particolarmente precisi e per la quale ci sono diversi criteri di preparazione, e per poi andare a ottimizzare e migliorare il dato matchandolo con delle mappe online, che sono, tra virgolette, il dato mappa standard. Il modello di raccomandazione si occupa poi quindi di confrontare i dati raccolti dall'utente con i dati prodotti da utenti simili, generare un set di percorsi, di sottopercorsi, un subset di percorsi tra i quali è possibile, quindi percorsi svolti da utenti simili come profilo all'utente di partenza, e all'interno di questo set di percorsi è poi possibile sviluppare degli algoritmi di similitudine
con i percorsi svolti dall'utente, in modo tale da identificare all'interno di questo set di percorsi appartenenti a utenti simili i percorsi più simili a quelli svolti dall'utente stesso. Da un punto di vista visivo di raccolta dei dati, l'idea è quella di costruire dei flussi a partire da dati presenti in rete, dati provenienti dallo smartphone, dati provenienti anche diciamo, da dispositivi come smartwatch e simili, e anche dal dashboard, dal dispositivo con sensoristica integrata che si andrebbe a fornire all'utente, in modo tale poi da dirigere questo flusso di dati sul cloud, salvarlo sul database ed elaborarlo con algoritmi di analisi dati. Questi dati messi a disposizione, diciamo, nel contesto di un bando cui comunque abbiamo partecipato a livello europeo, l'idea era quella di collaborare con gli enti di ricerca, ovviamente per capire che tipo di dati possono anche essere più utili per la ricerca in quest'ambito, e per diciamo, mettere a disposizione una base dati estesa, più estesa, con ovviamente consapevoli di alcune delle difficoltà in termini di precisione dei dati, in modo tale che poi anche le entità universitarie possano, le entità di ricerca possano procedere e sfruttare questi dati raccolti da numerosi utenti per diciamo, proporre e gestire aspetti più diciamo, verticali in ambito ambientale e sostenibilità. Perfetto, direi che da parte mia è tutto. In quest'ultima fase del seminario, se ci sono domande, sarei più che lieto di rispondere, anche di parlare, approfondire quanto presentato. Vi ringrazio per l'ascolto e l'attenzione alla presentazione. Grazie Matteo per la tua presentazione. Se ci sono domande, come ricordava Matteo, potete, diciamo, attivare il vostro microfono oppure scrivere dei commenti in chat e io li riporto a Matteo. Nel frattempo che magari i colleghi organizzano i loro quesiti, io mi sento di fare un commento, diciamo sulla prima parte apparentemente priva di connessioni rispetto a quello che fa un istituto di ricerca come ISAC, mi riferisco alla parte di processi industriali, quindi diciamo soluzioni che hai esposto che in qualche modo facilitano il monitoraggio dei processi industriali. In realtà mi sento di commentare che quello che fate voi in quell'ambito è esattamente quello che noi stiamo facendo, noi, alcuni nostri colleghi in realtà, che mi sarebbe piaciuto fossero presenti, invece non li vedo, stanno facendo per mettere a sistema la sensoristica che ISAC ha nelle varie sedi e quindi rendere pubblico anche sotto forma di visualizzazione gradevole e quindi diciamo di elaborazione dati per il pubblico, per l'esterno, appunto di tutta la produzione di dati. Quindi diciamo mi interessava appunto questa parte che sembrava distante, ma invece è molto, molto vicina. Io poi non mi occupo di quello, quindi non ho domande tecniche. Invece sulla parte di sensoristica dell'applicazione agricola, ti volevo, più che una domanda, era una curiosità. Ho visto che nelle varie slide che hai utilizzato ci sono delle variabili che tu hai messo lì rispetto ad altre, e io non sono un esperto di quello, però vedevo che sono delle variabili sostanzialmente che riguardano il pH del terreno piuttosto che la conduttività, ad esempio, vedevo del terreno, che sono, credo, variabili. Correggimi tu se sbaglio, comunque difficilmente misurabili a distanza, no? Cioè serve, come hai detto tu, una sensoristica a contatto con il terreno.
o ci sono, che tu sappia, altre soluzioni? Allora, diciamo che innanzitutto questo framework, queste variabili sono state definite in collaborazione con un partner con cui stiamo collaborando appunto per darci la visibilità su questi processi che magari dal nostro punto di vista non abbiamo e che invece dalla loro esperienza sul campo risulta essere importante. Per le ricerche che abbiamo svolto, ad esempio in questa cosiddetta fase 2, esiste della sensoristica wireless, quindi non cablata, a batteria, che sì, va applicata appunto sul terreno, in aree da definire in fase di design, in grado poi di trasmettere questo dato, dati dei moduli integrati, verso gli strumenti remotizzati. Quindi sì, è sensoristica essenzialmente molto simile a quella che viene utilizzata magari per le rilevazioni di persona, però equipaggiata in modo tale che sia in grado di essere autonoma nella trasmissione senza necessità di cavi tramite protocolli di comunicazione di vario tipo. Ce ne sono alcuni, uno che mi sento di menzionare che magari anche alcuni all'interno di questa call conoscono, che è LoRa. È un protocollo di comunicazione wireless in grado di coprire distanze di alcuni chilometri e che quindi si presta molto a questa tipologia di applicazione. E dopodiché, ovviamente, questi dati vengono gestiti in maniera diversa. E per quanto riguarda invece la fase 1, l'idea, che sarebbe quella che poi sfrutta l'utilizzo di droni, questo tipo di variabili verrebbero acquisite tramite delle camere inserite all'interno del drone, tra l'altro ne esistono anche alcuni commerciali che sono in grado di raccogliere questa tipologia di dato in maniera diversa appunto tramite l'acquisizione di queste immagini, che poi ovviamente vanno rielaborate, vanno gestite per estrarre queste variabili e il loro valore e tra l'altro i percorsi di questi droni possono anche essere automatizzati, possono essere pianificati per poter raccogliere questi dati anche senza la guida di un pilota magari professionista, ecco. Non so se sono riuscito a rispondere alla domanda. Sì, dal mio punto di vista sei stato chiarissimo. Nel frattempo interrompo la registrazione perché era previsto che la registrazione non comprendesse le domande, quindi la interrompo.